Altra questione molto molto interessante è quella legata alla lingua etrusca. In realtà noi possiamo leggere l'etrusco perché gli etruschi utilizzarono un alfabeto che è praticamente un riadattamento di uno degli alfabeti greci. Tuttavia noi non conosciamo l'etrusco. Vi ho confuso le idee? Cerchiamo di spiegarci meglio. Dunque, noi riusciamo a leggere l'etrusco proprio perché l'alfabeto utilizzato è un alfabeto greco, quindi noi riusciamo a comprendere quale suono far corrispondere al segno grafico. Tuttavia, non riusciamo a capire che significato potesse avere questa sequenza di suoni. È un po' come se noi leggessimo delle parole cinesi traslitterate nel nostro alfabeto senza mai aver studiato il cinese. Possiamo riuscire a leggerlo, ma non a capirlo. Sicuramente. Una delle grandi difficoltà è costituita dal fatto che l'etrusco non era una lingua indoeuropea. L'indoeuropeo era, per farvela breve, una sorta di lingua comune dalla quale derivarono moltissime lingue: armeno, celtico, germanico, greco, latino, vedico, sanscrito, iranico, ittito, osco-umbro, slavo e altri ancora. Da queste lingue a loro volta sono derivate moltissime delle lingue moderne: italiano, francese, spagnolo dal latino, tedesco, inglese, svedese dal germanico, russo, ucraino e sloveno dallo slavo e così via. L'etrusco invece non fa parte di questa grandissima famiglia e quindi noi abbiamo pochi elementi di confronto per poterlo studiare. Inoltre abbiamo testi molto molto brevi, ad eccezione del libro di Lino di Zagabria che abbiamo citato prima. Sappiamo che gli Etruschi acquisirono l'alfabeto dai Greci, adattandolo alle loro esigenze fonetiche ed eliminando le lettere che non utilizzavano, la B, la D e la O. Il più antico modello etrusco di alfabeto è stato rinvenuto nella tomba a circolo degli Avori a Marsigliana d'Albegna, che contiene un vero e proprio corredo scrittorio. La lettura dei testi, dunque, non costituisce un problema. La comprensione del loro significato, invece, è resa difficile dal tipo dei documenti giunti fino a noi, quasi esclusivamente di natura funeraria o sacrale. Gli uni contengono il nome del defunto, dei genitori e la sua età, e gli altri corrispondono a calendari rituali in onore di alcune divinità. Gli Etruschi scrivevano da destra a sinistra su tavolette di legno ricoperte da uno strato di cera. Le lettere venivano incise con un bastoncino appuntito, lo stilo. Gli Etruschi scrivevano anche su rotoli di lino con un giunco o una penna d'oca intrisa di inchiostro nero o rosso. I rotoli erano ripiegati a soffietto, come a formare le pagine di un libro. Il testo più lungo ad oggi conosciuto è il calendario rituale scritto con lettere dipinte su un libro di lino, più tardi utilizzato in Egitto per avvolgere il corpo di una defunta, noto come mummia di Zagabria. Un secondo calendario di feste è inciso su una tegola di argilla ritrovata a Capua, la Tabula Capuana. Da Pirgi, l'antico porto di Cerveteri, provengono tre lamine in oro iscritte in lingua etrusca e fenicia. Nel testo di dedica, Tefarie Velianas, il re di Cere, oggi Cerveteri, dichiara di edificare un tempio in onore della dea cartaginese Astarte, identificata con la dea etrusca Uni, la Giunone latina. Nel 1992 sono stati recuperati i frammenti di una tavola di bronzo iscritta, la Tabula Cortonensis, che conserva un importante atto giuridico, riconosciuto grazie alla presenza nel testo del sommo magistrato di Cortona, lo Zilat Mekl Rasnal.